Casette di legno destinate a dare rifugio a tanti insetti che popolano foreste, boschi e giardini e a favorirne la riproduzione. Il progetto, iniziato nel 2018, è stato denominato BioTel ed è ora approdato alla sua fase conclusiva. Sono stati presentati prototipi di questi alloggi speciali. Abbiamo organizzato questa iniziativa, questo evento, per presentare i prototipi dei BioTel, cioè la casa per insetti, che installeremo questa primavera sia qui nei giardini della Villa Colle del Cardinale sia a Monte Tezio. Abbiamo fatto una sinergia per questo progetto unendo il mondo industriale nella Fondazione Giornano della Margaritelli, il mondo artigianale presente con la CNC Propeller, che sono degli artigiani di Magione, l'Istituto Italiano di Design, che è Istituto Italiano Design, altri, che è una realtà molto importante dal punto di vista dello studio della grafica a Perugia, che ha sede a Perugia. L'associazionismo con l'Associazione Monti del Tezio. Quindi l'originalità di questo progetto è unire queste forze per far conoscere l'importanza di queste case per gli insetti. Un modo per rispondere all'appello arrivato anche dall'Unione Europea per difendere gli ecosistemi del territorio, tutelando la biodiversità per uno sviluppo che sia davvero sostenibile. Una strategia non nuova, messa già in campo con successo soprattutto nel nord Europa, ma anche in alcune zone dell'Italia. In Umbria il progetto presentato è uno dei primi esperimenti che vanno in questa direzione.